C'è tanto talento in campo, si parte, calcio d'inizio, godiamoci lo spettacolo. Sono certo che la sfida sarà all'altezza della situazione, qui c'è tutto, la qualità tecnica, il gioco di squadra, la forza dei singoli, insomma emozioni in arrivo già da questi primi minuti. Difesa fin qui molto solida in area di rigore. Pericolo, tocco dentro. Spara. È arrivata la deviazione del portiere, sarà calcio d'angolo. Palla in mezzo. Vedremo se continueranno a difendere davvero così bene. In area, portiere che respinge il tiro, lo manda sul fondo, ci sarà un altro calcio d'angolo, palla di fronte alla porta, 1-0, hanno segnato abbastanza presto e questo ovviamente fa la partita tutta in difesa. Che colpo di testa, bisognerebbe ricordarlo con una cartolina da mandare alla fidanzata. Episodio chiave della gara, questo gol dell'1-0, vantaggio da difendere. Il vantaggio è arrivato proprio in un momento non facile. Faticavano a trovare il gol, adesso tutto sarà diverso. Crossa. Hanno evitato il pericolo, hanno concesso soltanto un fallo laterale. Concesso il calcio d'angolo. Chi c'è dentro? Palla alta, nessun problema per il portiere. Ci avviciniamo ormai alla mezz'ora. Apre il pallone lateralmente. Pallone in rete, sono sopra il 2-gol, un vantaggio rassicurante per i tifosi e per la squadra. 2-0, episodio chiave nella storia di questa gara e ora vantaggio rassicurante. Adesso sembrano molto fiduciosi, specialmente sotto rete. L'allenatore vorrà che i suoi giocatori riescano a segnare anche il terzo gol per chiudere il conto e perché lui dorma anche tranquillo. È facile. Alta di poco sulla traversa. Aveva fatto tutto molto bene, ma la conclusione non è stata degna delle premesse. Si è alzata la bandierina, era oltre la linea dei difensori. Ce l'ha ancora lui. Adesso c'è un nuovo possesso di palla. Eccellente lettura e buono il recupero. Conquista molto bene il possesso di palla. Reclama il fallo, ma qui non c'è il fischio. Opportunità per il tiro, cerca la porta, opportunità ancora, cerca lo spazio, l'arbitro segnala la fine del primo tempo, entrambi gli allenatori sicuramente vorranno parlare della prestazione, cambiare magari anche qualcosa. Vantaggio davvero rassicurante. L'unico pericolo può essere il rischio di rilassarsi. Devono continuare su questa strada e mantenere la stessa intensità. 2-0, una partita che sembra già indirizzata su binari abbastanza logici nel primo tempo. Ripresa che ha avuto inizio, speriamo di vedere altri 45 minuti di grande spettacolo.
perfetta lettura difensiva chiude l'opportunità. Attenzione al cross, cerca l'area di rigore. Può tirare. Grande intervento del difensore che ferma l'attacco. Sagnol. Prova l'Alessa a costruire qualcosa, hanno bisogno assolutamente di un'invenzione dei loro attaccanti. Siamo al quarto d'ora della ripresa. Ottimo recupero del pallone. Adesso c'è un nuovo possesso di palla. Chamac. Presa magnificamente qui. Giussi. Adesso pallone nuovamente fra i suoi piedi. È un piacere vedere con quanta semplicità riescono a far girare il pallone in difesa, è anche abbastanza raro vedere difensori che hanno qualità. Cavenaghi. Chamac. Pallone buttato da Costa. Era nel posto giusto per intercettare questo pallone. Cerca la sovrapposizione. Perfetta scelta di tempo, buon recupero. Non va, suggerimento. Mendel. Passaggio filtrante che non ha avuto esito, palla spazzata via. Ancora pochi istanti da giocare, tempo che sta per scadere. Che opportunità! E arriva il fischio finale. Una vittoria convincente, una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra, davvero. Si comincia finalmente, si parte, non mancherà lo spettacolo. Grande atmosfera qui allo stadio, i tifosi che stanno dando già un grande contributo ai protagonisti in campo. Il difensore ha capito tutto. Orellano. Occhio al cross profondo. Attenzione, la colpisce. Prezioso qui, il difensore ha spazzato via in out nonostante l'errore del portiere. Che ingenuità, palla persa. Può andare al tiro. Va sulla respinta. Spazza via. Ce ne sono andati più di 600 secondi dall'inizio della gara. Pallone riconquistato. Non un granché, recupera il difensore. Luis Fabiano. Eschiudé. Romaric.
grande lavoro per recuperare la palla. Intervento completamente fuori tempo, durissimo. Brutto l'intervento e adesso inevitabile, arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Orellano. Sta arrivando in porta. Mantiene un ottimo possesso di palla. Jesús Navas. Ottimo il recupero. Grande chance qui. Luis Fabiano. Che palla fantastica. Non è finita nonostante l'intervento del difensore. Maresca. Jesús Navas. Buona posizione. Viene assegnato l'angolo. Palla che arriva in area, tirato in porta ma senza problemi per il portiere. McCullough. Siamo arrivati all'intervallo con le squadre negli spogliatoi, allenatori pronti a ridisegnare tattiche e atteggiamento delle squadre. Fantastico, che partenza amici. Hanno cominciato pressando tutto campo. Questo è l'atteggiamento giusto da grande squadra, ma nel calcio bisogna segnare. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più. Ecco il calcio d'inizio della ripresa, possono essere 45 minuti di grande calcio. Vedremo se in questa ripresa ci saranno più occasioni, gli attaccanti nel primo tempo sono stati davvero molto isolati. C'è ancora lo spunto, cerca il cross. Palla fortissima. Palla che esce alla sinistra del palo. Aveva fatto tutto molto bene, ma la conclusione non è stata degna delle premesse. Maresca. Jesús Navas. Tutto regolare, l'arbitro lascia giocare. Perfetta qui la difesa. Javi Navarro. Tocco dietro. Pronto a ricevere l'appoggio. Fazio per provare a ripartire. Occasione per crossare qui. Cerca lo spazio. Pericolo. 1-0. Cambia i binari, si ribaltano le prospettive. È un gol importante in un momento cruciale della gara. Gol del vantaggio dunque, 1-0, situazione ideale adesso. Finalmente il risultato si sblocca amici, abbiamo visto due difese forti, ma non hanno mai smesso di pressare e alla fine la tattica ha dato i propri frutti. Ottimo l'intervento, si riparte. Pallone che viene recuperato. Luis Fabiano.
è in zona pericolo. Il cronometro dice che mancano 5 minuti al termine dell'incontro e tutto è ancora possibile. Tocco di ritorno. Palla dentro, attenzione, altro brivido. Colpo di testa a liberare. Quale spazio. Tiene bene qui il pallone, può andare. Eccolo qui il fischio finale, si chiude la partita. Risultato che rispecchia una splendida prestazione, vanno a raccogliere l'applauso da parte. Della vigilia è stata azzerata al momento del fischio d'inizio. Basta sentire l'atteggiamento straordinario dei tifosi che vogliono sostenere la squadra in un momento così importante. Si ricomincia dal portiere. Lateralmente alla centro dell'area, ha colpito il palo, presa sicura del portiere. Occhio al cross profondo. 1-0, si sblocca la gara. È arrivato il gol dell'1-0, adesso vorranno fare di tutto per mantenere questo vantaggio. È stato bravo nell'evitare l'intervento. Il portiere controlla questo pallone docile. 15 minuti al fischio finale di questa prima frazione. Tamudo ha mantenuto il pallone in controllo. Conquista un nuovo possesso di palla. Nene. Tamudo. Pronto a ricevere l'appoggio. Può far male. Non è alto, c'è bisogno di maggiore precisione. Ai tifosi piace vedere spettacolari azioni individuali. Peccato abbia fallito la conclusione. Orellano. Pallone completamente sbagliato, il recupero della difesa. Spara. Secondo il pari fondamentale per arrivare al riposo di uno stato d'animo molto diverso. Una rete attesa alla situazione dunque di perfetto totale equilibrio. Che golasso, amici!
Questo gol è arrivato nel momento più difficile della partita. Adesso devono continuare con la stessa determinazione. Siamo arrivati all'intervallo con le squadre negli spogliatoi, allenatori pronti a ridisegnare tattiche e atteggiamento delle squadre. Hanno dimostrato di avere un grande forza d'animo. Sono andati subito sotto, ma hanno raggiunto il pareggio, tornando in gara per la vittoria. Che grinta! Un gol per parte, 1-1 alla fine dei primi 45 minuti. Emozioni in arrivo, bella ripresa. Si riparte, ovviamente auspicio che il secondo tempo sia divertente ancora più del primo. Si riparte ovviamente dal pensiero del bel primo tempo che abbiamo visto, dall'equilibrio assoluto che c'è stato fino a questo momento in campo. Decisivo qui l'intervento del difensore. Era nel posto giusto per intercettare questo pallone. Tamudo. Perso il possesso del pallone in maniera un po' ingenua. Posizione interessante per un cross. Area di rigore. Siamo entrati negli ultimi 30 minuti di gioco. Baldo. Stato bravo nell'evitare l'intervento. Della Pegna. Faticano gli avversari a recuperare il pallone, merito delle grandi doti di palleggio di questa squadra. Può trasformare l'azione in offensiva. Verticalizza. Si alza la bandierina, segnalazione di fuorigioco, perfetto l'assistente. Riesce a conquistare il pallone con un grande intervento. Buon recupero del pallone. Provano ancora, un buon cross. In corsa, di testa. Buono il tentativo. Conclusione alta. Radu. Poco deciso qui l'attaccante. L'arbitro dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Arriva dunque il pari, un punto che muove la classifica, un risultato che mi sembra giusto, nessuno.
interrompe il calcio d'inizio, partita che può regalarci davvero molte sorprese. Partita fantastica, tanti giocatori di qualità, una battaglia tutta da seguire. Pernia. Grande intervento difensivo, deve darla via però. C'è l'occasione per la ripartenza. Solo il portiere da superare. Che botta! Prova a mettere dentro il pallone. Ha mostrato qui tutta la sua qualità. L'ha presa magnificamente qui. Sono passati 15 minuti in questo primo tempo. Si muove bene lungo la corsia. Deve calibrare bene il cross. Provano il contropiede, mano dà. Buona ancora l'avanzata esterna tra le braccia del portiere. Buono l'appoggio, cambio di lato. Opportunità per il cross. Forlan. L'arbitro concede la punizione, posizione molto pericolosa. Prova verso la porta. Chiara, qui la deviazione del portiere. Sarà corner. Viaggia verso la linea di porta. Deve tirare. Ferma benissimo l'attaccante. Pernia. Passaggio da dimenticare. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo e non credo che vedremo gol prima del riposo. Magnifico il passaggio filtrante. Secondi al termine della gara. Buona posizione. Grande occasione. Si chiude la prima frazione. Giocatori che vanno negli spogliatoi. È il momento del riposo, ma anche il momento di cambiare qualcosa in vista della seconda parte di gara. Non c'è assolutamente consistenza nel loro gioco. Non hanno mai visto il pallone e hanno sbagliato un sacco di passaggi. Gli è andata. Ripresa cominciata, vedremo se le squadre manterranno lo stesso canovaccio tattico che si è visto nel primo tempo. Vedremo se questo secondo tempo ci regalerà finalmente occasioni e gol. Buono il riflesso del portiere che tocca in corner. Cross alto e tagliato. Difesa fin qui molto solida in area di rigore. Questo è il loro ultimo cambio della partita. Nessuna delle due squadre è riuscita a passare in vantaggio. Forse con una sostituzione le cose potrebbero cambiare. Può provare, pallone fuori, si riparte con una rimessa dal fondo. Giocata intelligente.
tocca il tiro. 1-0, gol fondamentale che cambia la storia di questa partita. Davvero l'istinto d'attaccante, ha scommesso sul fatto che potesse esserci una respinta. Episodio chiave della gara, questo gol dall'1-0, vantaggio da difendere. Che gran momento per andare in vantaggio. Devo dire che le due difese sono ancora state insuperabili. Per Mia. Raul Garcia. Conquista un nuovo possesso di palla. Mikel, grande recupero, si riparte. Raul Garcia, stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora. Altra possibilità con questo calcio d'angolo. Tutti a saltare in area. Pablo Ibáñez, tiro termina sul fondo. La difesa costretta ad un tiro dalla lunga distanza e non ha centrato lo specchio della porta. Era al posto giusto e ha chiuso. Mantiene comunque il possesso nonostante il contrasto. Adesso c'è un nuovo possesso di palla. Haitinga. Ecco la segnalazione, si gioca fino al 93esimo. Raul Garcia. Trovato il dai vai. Fin qui un'ottima prestazione del portiere. Il triplice fischio dell'arbitro, tutti sotto la doccia. Volevano un risultato positivo, volevano sfruttare il fattore campo, ci sono riusciti.